Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli che oggi affollate la Cappella Domina Nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi, 29 settembre, è la solennità di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo è l'angelo che significa chi come Dio, Michael. E lui, Michele, è stato l'angelo che è insorto, che è venuto fuori, arso dalla gloria di Dio, desideroso di tutelare la gloria di Dio dinanzi a quell'inimmaginabile, forse per certi versi anche inenarrabile affronto di Lucifero. L'affronto di Lucifero, guai, dice oggi Gesù nel Vangelo di Matteo nel discorso comunitario, a chi procura scandalo. Il primo scandalo metafisico è questa folle, pensatelo bene figlio di Cana, è tutto lì che è la matrice del male, la prima scintilla del male, Lucifero, che ardisce sfidare Dio, sarò come Dio, si legge nel capitolo 14 del profeta Isaia, è certo un testo che si riferisce al re Ciro, ma già i padri della Chiesa vi intravedevano questo affronto di Lucifero, l'angelo più bello, l'angelo più luminoso, Lucifero vuol dire portatore di luce, nei confronti dell'Eterno, dell'Onnipotente, dell'Altissimo. Sarò come lui, sulle stelle metterò il mio trono. Questo affronto di Lucifero, i padri dicono, è frutto dell'orgoglio. Anche noi vediamo l'uomo, è orgoglioso, progetta una società non più senza Dio, ma ormai apertamente contro Dio. Quale futuro può avere una società che è costruita contro Dio? È l'orgoglio che l'uomo, a causa del peccato originale, deve sempre combattere. E orgoglio in greco, uno dei modi con cui è chiamato dai padri greci, è filautia, che significa amore di sé. Questo è il peccato nella sua matrice vera. E quando noi, figlioli miei, siamo stati creati per contemplare Dio, adorare Dio, desiderare, bramare di vederlo, di toccarlo quasi, sfiorarlo per il desiderio, sfiorarlo come Adamo nell'affresco del giudizio universale. Questo è il motivo per cui Dio ha creato gli esseri intelligenti, gli angeli da una parte e gli uomini dall'altra. Ardere, bramare Dio, cercare Dio e soprattutto adorarlo, adorarlo. Lucifero si oppone, perché è orgoglioso. A dire il vero, alcuni padri della Chiesa dicono, rispetto a questa interpretazione dell'orgoglio, che il vero motivo è invece l'invidia. San Tommaso d'Aquino, che certo non è mica l'ultimo arrivato, insieme a Sant'Agostino, basterebbero solo loro due, dicono, no, è andata così. È andata che Dio si è seduto sul trono dopo aver creato gli angeli. Voi tutti sapete che mentre gli esseri umani sono creati nel corso del tempo, gli angeli sono stati creati tutti in una sola volta. E Dio li ha radunati a Piazza San Pietro e ha detto loro, vi rivelo che misteri, figlioli. Vi rivelo il mio disegno. E tutti gli angeli si sono prostrati, proprio come si vede nei film quando ci sono le corti imperiali, no? Quelle appunto medio orientali, egizie, si vedono gli angeli
angeli, principati, potestà, troni, dominazioni, cherubini, anche i serafini, che sono quelli creati più vicini a lui. Si dice che Lucifero fosse il capo dei serafini, gli angeli più vicini a Dio. Comunque sia, tutti si prostrano per adorare questo mistero. Qual è il disegno che Dio rivela? Nella pienezza dei miei tempi, il mio figlio si incarnerà. Si farà uomo e si incarnerà nel grembo di una donna. Adorate, angeli, il mistero dell'incarnazione, et verbum caro factum est. Non c'è per Satana frase più tremenda e sconvolgente di questa. Perché gli ricorda questo peccato delle origini. Et verbum caro factum est, tutti a terra. Ma dicono i padri, i teologi, che ad un certo momento Dio li ha messi alla prova. Ma Dio ci mette alla prova? Ah, forse dicono di no, hanno cambiato il Padre nostro, non gli è piaciuto come Gesù lo ha insegnato, hanno cambiato. Sì, Dio mette alla prova. Per andare in paradiso, per non perdere Dio, siamo messi alla prova. E anche gli angeli sono stati messi alla prova. Qual era questa prova? Dio si è improvvisamente nascosto ai loro occhi. E lì sono rimasti tutti in quella piazza. E mentre tutti gli angeli erano prostrati ad adorare, ecco che Lucifero si erge in piedi. E comincia una didache, una istruzione, una catechesi, una predicazione antidivina. Ma che cosa state facendo? Avete visto che non c'è più? Ma siete veramente convinti di essere per sempre sottoposti a questo Dio che ci toglie spazi di creatività? Noi ce la facciamo da soli, angeli, angeli, ascoltatemi, voi cherubini, troni, dominazioni, ascoltate me, io sono Dio. La prova. Se voi seguirete, io vi renderò felici. Io vi renderò liberi. Lasciate stare quello lì. Sono io che vi farò felici. Io il vostro capo. Avete visto? È lui stesso che mi ha posto vostro capo. Solia, alzatevi, venite da questa parte, opponetevi a questo Dio che vuole la sottomissione. Noi siamo Dio, noi possiamo far da soli, noi costruiremo una realtà senza di lui. Anzi, angeli, vi dico di più, noi lo combatteremo e lo vinceremo, perché noi siamo più forti di lui. Basta! Improvvisamente, nel silenzio metafisico, lo dice l'Apocalisse, si stupiscono alcuni confratelli che io predichi così, ma che me ne faccio di quelle prediche che fanno in giro? Queste prediche entrano dentro, e non è che io sono il primo, nel Medioevo si predicava così, fino a prima del Concilio si predicava così, chiusa parentesi. Basta! Taci, Lucifero! È una battaglia, vero? È uno scontro. Vi fu una guerra nel cielo, Apocalisse 12, 7. Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago e i suoi seguaci. Attenzione, vi fu una guerra in cielo, non dovete immaginarla come vorrebbero i modernisti che hanno appianato tutto. I modernisti sono allo sbando, totalmente allo sbando, hanno ciò che merita. Dio, quelli che li vuol perdere, prima li fa impazzire. Avete sentito l'ultima stravaganza di Bergoglio? Non è mai accaduto. Al vescovo di Ragusa, e notizia di oggi, io stentavo a crederci. Appena visto mi sono fatto proprio una risata sarcastica, direi. Al vescovo di Ragusa è andato a trovarlo in visita privata e il vescovo di Ragusa ha detto: Santo Padre, nel 2025 la diocesi compie l'anniversario della fondazione, siamo venuti ufficialmente a invitarvi. Risposta di Bergoglio: è 2025, no, verrà Giovanni XXIV. Capito? Che cosa c'è da quell'altra parte? Ritorniamo però al nostro tema. È una guerra vera e propria, perché a un certo punto Michele grida più di Lucifero. Lucifero rimane interdetto, non si aspetta questa replica. Taci Lucifero! E qui c'è quel proclama che lo contraddistingue, che lo rende glorioso. Non si può guardare a occhio nudo San Michele Arcangelo. Gli altri angeli forse sì, ma San Michele Arcangelo è un globo di fuoco. Ma che dico un globo di fuoco? È un fulmine d'amore permanente, è un boato di grazia. Dopo Maria c'è Michele, ricordatevelo. Dopo Maria c'è Michele. E infatti insieme, nell'Apocalisse, la donna e Michele fronteggiano il drago. Grida quell'urlo proprio intenso di chi cerca Dio, vuole Dio, ama Dio e soffre e non tollera che a Dio sia sottratta la gloria. E grida in quella battaglia, che veramente battaglia è stata. Se voi leggete il canto ottavo dell'Inferno, Dante a un certo punto, poi nel nono, incontra San Michele Arcangelo, ma comunque poi si vedono orde di demoni che vengono, perché milioni forse di angeli hanno seguito la catechesi di Lucifero, come milioni di esseri umani hanno seguito la catechesi di Marx, o quella di Bergoglio, o quella degli impostori della storia. Quis ut Deus? Michele grida più forte di Lucifero. E allora, gridando, proclama la gloria di Dio. Michele, quanti titoli c'ha? Ma oggi lasciatemi passare questo, perché io sono innamorato di San Michele. Proclamatore della gloria di Dio. Proclamatore, che meraviglia! Dobbiamo essere tanti piccoli michelini noi in questo tempo, proclamatori della gloria di Dio in questa società, perché è chiaro nell'Apocalisse che Lucifero, e questo lo dice l'Apocalisse, siccome non gli è riuscito in cielo il progetto, è tutto lì il discorso, no? È tutto lì, è tutto così chiaro. Siccome in cielo non gli è riuscito e fu precipitato, cosa dice Apocalisse? Siccome fu, ma non ci fu più posto per il drago, per Satana, per il diavolo in cielo, e fu precipitato sulla terra. Adesso lui, il diavolo, è sulla terra che vuole realizzare il suo progetto, e ci vogliono i proclamatori della gloria di Dio. Chi come Dio? Michele, l'urlo di Michele. Guardate, io la mia battaglia personale è improba, non so che dove porterà, se presto o tardi, non lo so, vivo di giorno come fosse il primo e l'ultimo, bene che lo sappiate, ma forse lo sapete, vivo un'attitudine escatologica, ma mi riempio sempre il cuore, le orecchie, gli occhi, la mente di questo urlo che è divino, è maestoso, è solenne. Chi come Dio? Michael, il suo stesso nome, l'ufficio, la missione gli corrisponde pienamente. E però è una battaglia, perché appena Michele insorge, perché è insorto Michele? Gliel'ha forse detto Dio?
Gliel'ha chiesto Dio? No. E allora perché? Perché mentre tutti gli altri angeli, chi più, chi meno, avevano cominciato a distogliere gli occhi dalla gloria di Dio per attenzionare la proposta malefica di Lucifero, Michael era invece lì, ascoltando Lucifero, non faceva che adorare Dio. Tu sei santo, Signore, a te solo la lode e la gloria, benedetto il tuo nome per sempre. Cantava in se stesso la gloria di Dio. E per questo quando Lucifero ha detto io sono Dio, Michele è insorto. In un duello, potremmo dire, metafisico, trascendentale, spirituale, ma realmente duello, in cui l'arcangelo Michele dice chi come Dio di fronte a Lucifero che dice io sono Dio. Lucifero, ormai confermato nel male, capite? Perché come c'è un essere confermato in grazia, c'è anche un essere confermati nel male. Ci sono persone, per esempio, questi potenti del mondo, se voi guardate gli occhi, mi verrebbe voglia di fare nome, ma voi siete intelligenti, guardate gli occhi, hanno l'anima liquefatta, sono confermati nel male, non c'è più speranza per loro. C'è chi si scandalizza di ciò che io dico, ma guardate che è biblica questa cosa, perché è teologica. San Tommaso d'Aquino, quando parla dei farisei che dicono a Gesù scendi dalla croce, lo burlano, dice Tommaso d'Aquino ottunitas mentis. E dice lui la peggiore disgrazia, la cecitas mentis, cioè la cecità mentale. A un certo punto è blackout completo. Lucifero entra nel blackout completo, viene confermato nel male. E gli angeli lo seguono. Molti angeli, non tutti allo stesso modo. L'inferno che si spalanca dinanzi a loro e anch'esso organizzato, non si parla più dell'inferno, ma è come non si parla più di Satana, è tutto diventato una barzelletta alla fede cattolica, grazie a voi. Ma l'inferno è organizzato in gradi. I primi dannati sono stati gli angeli detti ribelli, cioè quelli che hanno seguito la proposta di Lucifero, ma non l'hanno seguita tutti allo stesso modo. Così quelli più, immersi nel male, quelli che fanno più danno agli uomini, i demoni, quelli così, gli esorcisti conoscono i loro nomi. Voi sapete che io sono in contatto con degli esorcisti, lo sapete, però vogliono rimanere, non vengono fuori, io non posso costringerli. E ci sono vari nomi dei diavoli, capito? Non ve li cito per non rabbrividirvi, hanno nomi divertenti, veramente. Sono stati cambiati tutti i loro nomi, ma sono nell'inferno più profondo. E io mi ricordo che una volta in un esorcismo a cui presi parte, si presentò un angelo che piangeva con voce delicata. L'esorcista pensò di essere ingannato, io ero presente, e allora fece una preghiera speciale e quest'angelo disse no, non sono Satana. Gli altri nomi, no? Ce ne sono nomi di demoni molto forti, sono stati i primi che Lucifero non aveva ancora finito la catechese, che andavano lì, bravo, come quando c'è un parlamentare che parla e poi no, i colleghi si complimentano, gli stringono la mano, gli fanno l'applauso, sono stati i primi angeli e quelli convinti che Lucifero aveva ragione, sono oggi i primi collaboratori del male di Lucifero. Va bene? Sono i primi con Asmodeo, ne cito uno solo, forza, cito uno solo, Asmodeo, è il demone che distrugge i matrimoni, che induce alla lussuria, all'attività, l'attività diabolica di Asmodeo, ha una giantica è simile, se non è parallela a quella di Satana stesso. Poi c'è Belzebù e così via, ecco. Allora questi sono, ma ci sono stati altri che hanno tentennato. E allora mentre questo esorcista faceva l'esorcismo, ricorderò molto bene per tutta la vita, mi porto questo ricordo, questo angelo, e questo, attraverso la persona posseduta, parlava a questo angelo che piangeva con un pianto, direi, delicato, che commuoveva. Tanto che l'esorcista ci si guardava come per dire, ma questo spirito chi è?
E lui ha detto, per permissione divina, io posso raccontare sempre chi sono e dove mi trovo. Ha detto il suo nome e ha detto, mi trovo all'ingresso dell'inferno, non dentro, all'ingresso, ma mi rimarrò in eterno. E continuando a piangere, perché per un solo istante eterno che ho dubitato che Lucifero avesse ragione, Dio mi ha punito. Ci scherzano, no? Sappiamo molto bene, ci scherzano sul castigo di Dio, sulla punizione divina, ci scherzano, e invece dovrebbero venirci i brividi. Ma Lucifero, confermato nel male di fronte al grido e alla battaglia di Michele, quis ut Deus, cosa fa Lucifero? Lucifero non si arrende e in modo ancora più forte grida, non serviam! Cioè, non lo servirò mai questo Dio, io sono Dio! Guardate la storia umana. Quanti si sono presentati con le sembianze di Lucifero, le ideologie, gli stili di vita, i programmi dell'esistenza, dove l'uomo so di roba che noi qui in Occidente non sappiamo, ma io sono tenuto informato, in Cina ci sono laboratori dove fanno esperimenti che è meglio non raccontare, perché l'uomo si sente padrone di manipolare senza più nessuna frontiera etica. Capito? Sperimentazione ai limiti non dell'oro, molto peggio dell'oro, nei laboratori scientifici, nei gabinetti scientifici della Cina può accadere, sta accadendo di tutto, perché è l'uomo che ha questa radice luciferina e che dice non servia. E allora Michele ha raccolto ancora una volta le sue forze e di fronte a questo innalzarsi di Lucifero, ecco, attenti bene che cosa ha fatto Michele, si è prostrato abbassando le ali tutto a terra e ha cominciato a cantare la gloria di Dio. La tradizione biblica, la Bibbia ci dice, ci apre uno spiraglio, no? Anche con l'Apocalisse, e quindi possiamo dire che Michele ha cantato per esempio il Trisaglio, santo, santo, santo! Il Signore Dio dell'universo, una vera e propria battaglia che si è conclusa con la vittoria di Dio attraverso Michele, la sconfitta di Lucifero che ha cambiato sembianze. Fin tanto che era in paradiso o nell'Eden o in questo spazio metafisico, chiamatelo come volete, lui era ancora bello, il più bello tra gli angeli. Ma appena la soglia è stata superata per essere gettato per la prima volta in inferno, ha cambiato le sembianze, è l'essere più ributtevole che esista. Dio non permette che noi lo vediamo, ma permette che nell'immaginario collettivo si abbia un'idea di questo pipistrello gigante, con gli occhi di zolfo stralunati come certi personaggi della storia, gli occhi che sono stralunati, stramuzzati e sulfurei e che però sanno diventare anche molto molto intelligenti quando stanno realizzando un piano contro un'opera di Dio o contro un uomo di Dio. Quegli occhi diventano metallici, piccoli piccoli, che brillano di luce oscura e tenebrosa. Lucifero che diventa Satan. Naturalmente voi penso saprete, Satan in ebraico vuol dire colui che accusa, capito? O speune, detto in siciliano, colui che accusa, perché lui, Lucifero, decaduto al momento in cui è entrato in inferno per permissione divina, ma noi non possiamo capire tutto, dobbiamo solo adorare i misteri divini, e come vedete San Michele Arcangelo ci aiuta a capire tante cose, la sua missione, e noi non capiamo, però Dio ha lasciato uno spazio di azione a Lucifero, a Satana. Da quel momento non si è fermato un attimo Satana, e non si fermerà fin tanto che
non arriverà il Cristo a caricare i figli morti. Il suo scopo è portare quante più anime, non più angeli, nel suo regno. Perché lui, di caratteristico, è con lui coloro che lo seguono da vicino, ha questo, che è folle. Guardate, so che mi credete, almeno voi, e penso anche a quelli che mi seguono da casa. Io, ahimè, sono un esperto. Satana crede di essere lucido ed è realmente convinto che vincerà lui. Cioè lui, Satana, nella sua mente perversa e devastata, lui è sicuro che alla fine è lui Dio. Ma non è solo sicuro lui. Nella Società delle Nazioni, che nacque qualche secolo fa, i massoni scrivevano: inviteremo al momento opportuno la collettività a smettere di adorare questo Dio sanguinario che vuole il sacrificio. Il nostro Dio sarà Lucifero. Noi tutti lo adoreremo sulla terra. È lui il vero Dio. Ecco perché è così perseguitato da colui che teme di perdere la propria dignità dinanzi a lui. Questo è il pensare dei massoni che vendono l'anima, lo sapete? Naturalmente non tutte le massonerie sono uguali. Questo è il pensare di chi è oggi, e devo concludere, governa la falsa chiesa. Stamattina parlavamo, se vi ricordate, della preghiera che reciteremo tutti insieme, di Leone XIII. Laddove quel Papa, me lo immagino, mi sembra di vederlo tremante, come si può dire, perché ha visto uno stormo di corvi, il testo dice un gregge di corvi, invadere Piazza San Pietro e la Basilica. E Papa Leone XIII, alla fine del secolo precedente, il Novecento, proprio alla fine capisce che c'è un messaggio, capisce che arriverà il tempo dell'apostasia e il tempo dell'anticristo. E allora scrive quella preghiera. Chi la scrive? Assani, significativamente, illuminato da Dio. Non la scrive alla Madonna la preghiera. E vorrei che a tutti noi questo sia più che chiaro quanto dobbiamo essere devoti a San Michelangelo. Più di qualcuno mi ha scritto: no, per favore, quando terminerà poi la consacrazione, benedice la piccola Nazare tutte le immagini sacre di San Michele. Ma certo, le immagini, le statue, comprate tutto quello che potete di San Michele Arcangelo, almeno un'immagine sacra tenetela a casa. Fate come faccio io, che c'è una statua enorme che mi è stata regalata, molto bella, e c'era Satana, no? Che giusto giusto guarda il mio letto. Allora il letto fatto, ho preso una corona del rosario e la parte finale, quella che ho, la che l'ho messa qui tra le corna, così né lui guarda me, né io guardo lui. Ma abbiate a casa un'immagine di San Michele Arcangelo, perché Leone XIII si rivolge non alla Madonna, ma si rivolge a San Michele e lo implora. Come inizia quella bellissima preghiera che facciamo ogni giorno a messa, e non è un caso che è stata cancellata da quando la massoneria lentamente, queste cose oggi noi le stiamo vivendo, sarebbero state già, queste rivelazioni private, attuate se non ci fosse stato l'Apostolo di Maria in Vaticano. Se non ci fosse stato Giovanni Paolo II, non ci sarebbe stato neanche Benedetto XVI, e già negli anni 90 noi saremmo stati in piena impostura e apostasia come oggi. Ma il cielo ha le sue vie, voleva che noi fossimo un po' più preparati e che forse il piccolo Alessandro diventasse Domino Nutella. Chissà che questo non è da escludere, magari anche il piccolo Enrichetto Bernasconi diventasse Don Enrico, non lo so, questo oppure altro, ma certo Giovanni Paolo II ha fatto da impedimento a questa esplosione che oggi vediamo molto bene, per voi è completamente fuori di sé. A quello mi dice verrà Giovanni, ma quando mai un Papa ha parlato del suo successore dandogli il nome? Non è mai successo. Ha scelto pure il nome Giovanni 24esimo, capito? È completamente, perché lui sa che ora gli manca poco, capito? Sta finendo, lo dico io che sono la vittima designata, perché in giro per il mondo ci sono quelli che fanno i carriere delle oleanze. Io devo parlare per primo. Ho due scomuniche, due. Bergoglio, sta finendo la tua avventura.
E allora, e concludo, Papa Leone XIII invoca San Michele con quella preghiera bellissima che recitiamo ogni sera: Sante Michael Arcangelo, defende nos in pregio. Defende nos in pregio. Siamo tutti discendenti non tanto solo del terzo segreto di Fatima, ma penso che sarete d'accordo, della visione di Leone XIII. Noi stiamo vivendo oggi questo. Satana, mediante il falso papa scelto dalla massoneria ecclesiastica, si è seduto sul trono di Pietro. Oggi, festa di San Michele, poiché i tempi ormai sono maturi, io da qui, da questo luogo santo così tanto preso di mira, dico: Satana, poco è il tempo che resta. Sei avvisato, Michele e il suo esercito ti sconfiggerà. Satana, la tua ora è giunta, l'esercito di luce, l'esercito di Maria, l'esercito di Michele ti sconfiggerà presto. E a noi, miei cari figliuoli, non resta che aggrapparci alla Madonna Santissima, rifugiandoci in questo tempo di apostasia nel suo cuore immacolato, poiché l'Anticristo, l'opera più raffinata di Lucifero, è ormai a divenire, e in questa battaglia, rifugiandoci nel cuore immacolato di Maria, ci aggrappiamo alla spada di San Michele. Che gli chiediamo? Una volta per tanto, questa sera, e ho concluso, io per me non gli chiederò semplicemente, come sempre faccio, proteggiti dal diavolo, e tu vuoi di quello, ma poi non interessa, a proposito, comincia. No, stasera non dico questo. Michele, fammi cantare con te la gloria di Dio. Che bello. Michele, innologo celeste, mi piace questa espressione, innologo celeste, corifeo angelico, Michele, capostipite dei cantori di Dio, fammi un po' di spazio e dietro di te, accanto a te, davanti a te, dove tu vuoi, pure appoggiato alle arie, ma io con te voglio ho sete, anzi ho arsura di cantare la gloria di Dio, cantare la gloria di Dio. In un tempo buio come il nostro, in questa società malefica, in questo consorzio anticristico, Michele, vieni con noi, difende il nostro imperio, ma facci cantori della gloria di Dio, perché ognuno di noi, nel proprio piccolo e nelle proprie battaglie personali, possa dire: quis ut Deus, Michael. Ed allora benvenuti, Michelini tutti, nel club dei cantori di Dio, associati, vi associo, sapete che esistono quei club famosi, Lions Club, no, il Rotary Club, chissà perché cito quelli, comunque altri club famosi. Oggi noi entriamo a far parte ufficialmente del Michael Club, chi come Dio, cantori della gloria di Dio, di fronte a Satana, certo, perché la battaglia c'è, però poi Michele, finita la battaglia, si è andato via davanti a Dio e non è, ancora non ha smesso di dire: ma che meraviglia, ma che cosa bella che ho fatto, non è convenuto, ma sei grande Signore, ma io ti canto per sempre. Capito? E anche noi allora dobbiamo gridarlo in faccia al diavolo, ed è un problema perché lui poi fa le vendette, vero? Le ritorsioni ai suoi ministri Lucifero. Guardate che confusione che c'è con Bigano. È incredibile che Satana è così malvagio, perfido, astuto, ad adoperare anche il linguaggio più nobile per confondere maggiormente. La lettera ai sacerdoti è un capolavoro di grazia. Peccato che non dica mai: allora rimaniamo col Papa e della Chiesa Cattolica. Non lo dice mai, non lo dice, anzi, il progetto è di tirar via. Magari è lui che pretende di diventare tutto questo. Noi ci aggrediamo a Michele per cantare dinanzi a Lucifero la gloria di Dio, ma per poi cantare dinanzi a lui. Questo chiediamo a San Michele questa sera. Lo sento, non so voi, io non so,
era una questione percettiva. Diceva il cardinal Newman, le anime devono tutte diventare percettive e allora danno le visioni. Capito? Ma lui era un po' scherzoso, ma diceva sul serio, cioè, a un certo punto non hai più bisogno di vedere con gli occhi del corpo. Chi qui di voi dentro, anche a casa, è percettivo, non può non sentire imponente qui in mezzo a noi. Si sente che c'è sanità, si avverte la sua, gli sta piacendo come dia, capito? Ecco, allora San Michele Arcangelo ci protegga, è con noi, lui ci assiste con la sua spada sguainata e con la catena, dopo mai il diavolo, dove va? Vieni qui, è come quando il cane, no, abbaia, e nei giorni scorsi una nostra fedele mi ha fatto tanta tenerezza perché Birilla ha abbaiato e questa figliola che è qui in chiesa si è diventata pallida, ha avuto paura, io veniva quasi da ridere, perché cosa può fare una briciola come Birilla? E un'altra cosa quando è un profile, però se il padrone lo tiene e dice non si preoccupi, è fatta. Ecco, Lucifero è tenuto a bada da Michele e noi ci aggreghiamo a lui, al suo club angelico e cantiamo la gloria di Dio di fronte a questo mondo senza Dio, a questa società contro Dio, arsi d'amore, ardenti come fiaccole, scintille, gridiamo con San Michele Arcangelo, Michael. Chi, come è Dio, nessuno è pari a Dio, a Lui solo, oggi e nei secoli dei secoli, la gloria e l'onore e così sia. Laudetur Jesus Christus.